diventare uno sciabba è difficile, è rarissimo. Una cosa da raccontare mi può. È una bella giornata, sicuramente, il derby, doppietta, rilasciata, è meglio di così. Non potevo andare. Ho letto che hai detto sul sito della Provercelli vorrei fare più i primi gol in casa. Sì, classico, proprio vedi a volte là, ma ho intervistato un giornalista venerdì o giovedì e mi disse non è che c'era un gol rovesciato come quello di Manto. Gli ho detto no, ci provo domenica, dai. Hai trovato un bel gruppo? Sì, sicuramente. La cosa più bella da quando sono arrivato, te l'ho detto, ho trovato un gruppo fantastico, dei ragazzi giovani con una voglia incredibile e poi un gruppo unito comunque. Ci sono gruppetti o cose, c'è una forza in questo gruppo impressionante, anche in un periodo un po' così di difficoltà, poi se difficoltà si può chiamare, perché comunque veniamo da due pareggi e che ci sta nell'arco di un campionato, un momento di pressione è normalissimo. Abbiamo reagito alla grande nel derby, quindi dobbiamo proseguire serenamente, giocando a calcio, partita per partita e basta. Stai perdendo l'affetto della gente anche. Ah, mi fa piacere, guarda, quello è un aspetto che comunque fa sempre piacere a un giocatore, sentire la vicinanza dei tifosi e della gente è una cosa importante. Poi qua vedo che i tifosi sono molto caldi, quando giochi in casa soprattutto si sente il loro rapporto, dai, quindi e sono una grossa mano per loro. Rispetto a Montichiari, dove avete giocato col 4-3-1-2, oggi siete tornati all'albero di Natale, come ti trovi meglio tu come prima punta? Quale modo? Per me, per come gioco, non c'è. Hai segnato in entrambe le occasioni, quindi. Non c'è grossa differenza perché prediligo le vie centrali, cerco di stare più in aria possibile, allungare la squadra, quindi poi abbiamo dei giocatori che comunque sulle fasce ci vanno comunque, sia che giochi all'albero di Natale o con due punti esterni, quindi non cambia tanto. Un buon nome Santoni, Sì, sì, i palli ne arrivano sicuramente, ma anche quando c'era Di Piazza e quell'altra grossa arrivavano. Quella è una squadra che comunque crea sempre tanto, quindi per una punta è importante questo. Due gol rovesciate al portiere del Casale, se ne segnerà per un pezzo. Sicuramente, dai, ho parlato anche col mister, c'è il rammarico soprattutto loro per il risultato. Sì, io ce l'ho avuto 2 anni a Valenza, e più che per i miei 2 gol penso che loro gli dispiace per il risultato, perché comunque non navigano in buone acque, hanno fatto 0 punti e sono in una situazione abbastanza difficile, quindi penso guardino più quello che i miei 2 gol. E poi quando inizi bene comunque dopo 2 minuti alla prima palla è un buon periodo, te l'ho detto, anche se sto ritrovando piano piano la condizione, comunque sono dei segnali positivi che quando mi arriva una palla la concretizzo subito, è un periodo e devo sfruttarlo al massimo, ecco, perché poi come sai capitano delle partite, periodi che tiri 100 volte in porta e la palla non ti entra. 4 partite, 3 gol è una bella linea. Sì, conti da qua alla fine. Infatti quelli di gol si buttano alla fine e basta. Che portare a casa il pallone. No, non mancava. Sarà per la prossima volta. Colgo l'occasione che parlavamo con i ragazzi così, col capitano, come no, volevamo dedicare la vittoria al ragazzo che è scomparso. E niente, la dedichiamo a loro.